per quanto riguarda i precari, noi abbiamo già pensato a una copertura che prevede la stabilizzazione di tutti i precari storici, perché possiamo finalmente dire la parola fine a questo fenomeno che purtroppo ha generato negli anni migliaia di lavoratori con un futuro incerto. Quindi abbiamo le risorse economiche, stiamo mettendo in campo risorse economiche per programmare una stabilizzazione in modo che finisca definitivamente questa problematica dei precari. Chiaramente ci dobbiamo anche confrontare con la situazione dei comuni, che tanti sono in dissesto, alcuni sono in riequilibrio, e quindi che malgrado noi diamo la copertura dei fondi per il pagamento degli stipendi, però purtroppo nel rispetto della norma statale sulla capacità assunzionale alcuni comuni hanno ancora qualche difficoltà, e quindi ovviamente dobbiamo procedere alle proroghe, chiaramente per non interrompere l'attività lavorativa dei lavoratori, ma soprattutto per non compromettere le attività dei comuni. Noi come Regione Sicilia chiaramente stiamo prevedendo la copertura per la continuità, invece per quanto riguarda la proroga alla legge Madia, quella sappiamo bene è una competenza dello Stato, ma sappiamo già da Roma che è inserita nella finanziaria, che a breve dovrebbe essere anche approvata. Gli ASU riguarda l'assessorato al lavoro, in questo momento conta circa 4.500 addetti in tutta la Sicilia. Abbiamo pensato già nel bilancio 2023 di estendere un'integrazione fino a 36 ore, che è stata già recentemente rinnovata anche per l'anno successivo, però anche lì stiamo pensando alla stabilizzazione anche loro, perché chiaramente per la regione non costa nulla pagare l'integrazione o pagare la stabilizzazione, più o meno è la stessa cosa, però ci dobbiamo anche lì confrontare con le capacità assunzionali degli enti locali. Durante il mio mandato elettorale da assessore credo di aver risolto il problema del precariato, perché dopo 30 anni non solo ho sbloccato i concorsi alla regione, ma ho stabilizzato tutti i precari siciliani, sia degli enti locali che i precari della regione. È rimasto un vulnus, che è quello legato ai comuni in dissesto e predissesto e piano di riequilibrio, in quanto la competenza non è regionale ma è una competenza dello Stato. Ero riuscita a instaurare a un tavolo tecnico con il Ministero e quindi col MEF, con la Ragioneria Generale, col Dipartimento della Funzione Pubblica, ma poi io non sono stata più assessore, quindi non avevo più la responsabilità ma neanche le deleghe per poter portare avanti il tavolo. Oggi la partita si gioca nuovamente a Roma, bisogna riprendere quel tavolo istituzionale che ahimè io non ho potuto continuare, perché a Roma comprendono che non si tratta di nuove assunzioni ma i comuni in dissesto, ma si tratta di personale che presta servizio all'interno di questi enti, e soprattutto che non c'è un aumento di spesa, in quanto si tratta di risorse derivate, cioè di risorse appunto che sono storicizzate e sono erogate ai comuni dalla regione. La necessità di dare risposta sia agli enti in dissesto sia al personale che già opera nei comuni un contratto part time e ha necessità di arrivare a 30 ore, ma tanto più al personale ASU che un contratto ancora non ce l'ha. Abbiamo messo sul tavolo un emendamento che muove nella direzione di un'interpretazione autentica di una norma nazionale, che darebbe risposta e soluzione al problema. Non capiamo il perché ancora oggi non si vuole affrontare la problematica a livello nazionale. Non solo, da 24 mesi è istituito un tavolo tecnico a Roma, e da 24 mesi il governo regionale e l'ANCI non sono andati a sedersi per affrontare la problematica.